L'ambientino è proprio di mio gusto, ma speravo che il portale ci avrebbe riportati alla biblioteca. In effetti siamo tornati alla biblioteca. La membrana dimensionale deve essere molto sottile qui. Ci stanno trattenendo il collezionista. Già, Azetlor vuole arricchire la sua collezione e probabilmente non vuole che ci portiamo via il codice gozeriano. Ah sì? E cosa ci può fare un topo di biblioteca squilibrato? Da vivo ho ucciso Eleanor Twitty per questo libro e altre persone per coprire il delitto. Ehi, collezionista, abbiamo il tuo libro. Hai qualcosa da dire? Ah, è dietro di me, vero? Sì, hai attirato la sua attenzione, Ray. Oh no. Ed eccoci qui ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Dobbiamo sconfiggere Azetlor, questo boss mega gigantesco. Guarda, la Guarda. sua faccia è protetta dalla melma nera. E quindi la melma Adesso nera. hai la chiave. Ehi ragazzo, aziona il cannello e annaffialo. Porca vacca, vai 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 col coso verde. Neutralizza Dai la dai melma dai nera dai se dai passa. dai dai. No, il verde, vai 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 vai. Grandissimo. No, no, questo qui ci sta distruggendo. Non mi prenderei mai. Ah, si è surriscaldato. Dai, dai, che lo tiriamo giù. Però c'è ancora la vita al massimo. Come Dobbiamo cavolo è rimuovere la melma nera possibile? dalla maschera. Usa il soffiamelma, ragazzo. Dai, ripulita. Perfetto. Bam, va che legnate. Togli la maschera, No, mi sembra ha malvagio. preso. Ma i boss finali sono veramente una cosa fantastica in questo gioco. Vai, vai, distruzione totale. Strappagli la maschera con il flusso di cattura. Flusso di cattura? Com'è cavolo si faceva? No, di nuovo, cavolo. Non mi ricordo. Aiutami ad acchiapparlo. Com'è che si faceva col quadrato? Sì, si lancia giù. Con. Come si faceva? Ah, ecco, flusso di cattura. Sollevarlo insieme. Vai, Eleanor, dobbiamo vai, tenerla aperta. vai. Vai, vai, vai. Stacchiamogli la testa. Vai, raga, stacchiamogli la testa. Vieni qua, vieni qua. Oh, Strappagli la maschera, sembra vulnerabile. ho Ce l'abbiamo fatto. fatta. Oh no, abbiamo risvegliato il suo lato furioso. Oh, Mettilo alle corde, non ha no. altra Chi è che mi ha scelta. colpito di Non ha schiena? nulla per Oddio, difendersi. no, 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 no. Questo qui no. Fermati. Ma solo a me colpisce. Ma cos'è questa Colpisce cosa? nell'occhio, ci siamo quasi. Nell'occhio? Vai, vai, che ha metà vita quasi. Stai calmo, stai calmo. Ray medico. No, non colpirmi, non colpirmi, non colpirmi. Ti Sono ferito, sono ferito. aiuto io, Ray, dove sei? Mi Dove hai dato. sei, Ray? Aiutiamo il nostro amico in difficoltà. Non fare domande, Azetlor, colpisci dove No! luccica. Dai, 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 proteggetemi. Dai, Egon. Venga legnata sull'occhio, è una cosa tolta anche. Un'altra legnata dentro l'occhio. Cosa ha Tutto fatto? sistemato, addio, Azetlor. No, ma è già esploso Possibile. così? C'è un nuovo portale qua dietro, deve essere l'uscita. Ma no, ma non è possibile che Ragazzi, recupera ragazzi, dove trappola. siete? Ma no, ma io mi aspettavo di catturarlo, ma Forza, come? aiuta, andiamocene da qui. Vai, vai, scappa, scappa, scappa. Quello cos'è che è là dietro? Vabbè. Vediamo un po' dove ci porta questo portale. Ma dove eravate finiti? Sono andato su e giù per la biblioteca, chiamando, cercandovi. Sparite! In una versione alternativa della biblioteca abbiamo superato un portale interdimensionale e qui abbiamo affrontato un mostro di 12 metri fatto di preziosi pezzi antichi per rubare un libro magico. Ah, beh, si spiega tutto. Se risuccede, scrivetemelo. Ray, questo ti dice qualcosa? Non c'era la prima volta che siamo passati. Aia, io la vedo molto male. Non ne ho idea, ma qualunque cosa sia, penso che l'abbiamo spenta. Allora, se l'abbiamo spenta, va molto meglio. Pensate ciò che penso io? Una bella margherita a doppio mozzarella, eh? Magari dopo. Ora devo tornare al laboratorio per dare un'occhiata a questo codice. E analizzare i dati che abbiamo raccolto. Ci serviranno quando andremo al museo. Un trancio al volo? Per la recluta? E dobbiamo scoprire cos'è questo. Vada per il takeaway.
Ancora. Indaga sul codice insieme a Ray. Questo qui, ragazzi, è la base dei Ghostbuster. Interagisci? Facciamo un minigioco? Ah, ma non possiamo giocarci. Peccato. Quindi, quello fatto, vi faccio vedere un po' tutta la base. Qui possiamo giocare a biliardo. Qui ci sono un po' di cose elettroniche, un paio di videocamere, penso, per i fantasmi. Qui un po' di formule che non so neanche io decifrare. Andiamo giù, vi faccio vedere magari se riesco un po' anche l'officina. Guardate qui che figata. Con tutta la macchina, tutta distrutta, cioè distrutta. Tutta qua in manutenzione, possiamo dire. Qui c'è il nostro fantasma fantastico. Questo dorme. Vabbè, andiamo su da Ray, ragazzi. Guardate questo. Chi ha visto il film dei Ghostbuster sa chi è questo qui e sa che mostro gigantesco diventava. Veramente una cosa fantastica. Allora, andiamo su. Cosa c'entri la natura della nostra attività? Il problema è che voi non onorate i termini della garanzia. Infatti, la garanzia prima di tutto. Allora, dobbiamo, vediamo se riusciamo a parlare con loro. Ed ecco fatto. Una lettura interessante, ma nulla riguardo a quello. Conosco quel simbolo. Come? Appare a volte nella magia rituale sumera. E anche su una delle statuette prestate al museo. Cosa rappresenta? È solo un simbolo, un sentiero che porta verso un grande potere. Molti dei miei colleghi ritengono che sia un'antica costellazione. Non ne ho mai vista una così. E sì che ho fatto l'indovino alle fiere. Ma davvero? E avevi il turbante? No, no, un mantello di velluto con delle lune, roba di classe. Senti questa. Il codice indica che per incanalare l'energia verso una forma distruggitore ci vuole una specie di sistema di alimentazione. Come l'uomo dei marshmallow? È interamente possibile che ci sia un collegamento tra quel sistema e questo schema. È possibile. Hai detto che i manufatti gozzeriani esposti al museo sono stati prestati. Da chi? Da Ivo Shandor, l'architetto. O meglio, dalla fondazione Shandor. Ha il controllo di quel che resta del patrimonio di Shandor. Ivo era un appassionato collezionista di manufatti gozzeriani. Quando parli di Ivo Shandor l'architetto, ti riferisci a Ivo Shandor il maniaco omicida, vero? Lo stavo studiando quando Gozer mi ha attaccato. Lo studio di Shandor ha realizzato numerosi progetti in tutta la città tra la fine del XIX e gli inizi del XX secolo. Compreso il palazzo di Dana Barrett su Central Park West. Ah, quello con l'antenna extradimensionale che ha attirato Gozer nel nostro mondo per poterlo distruggere? La vista sul parco non era male. Sì. Ma ha curato anche il restauro di edifici esistenti e di numerose opere pubbliche. Ci furono proteste. Molti ritenevano che i lavori non fossero necessari. Fammi indovinare. Si è occupato del restauro della biblioteca pubblica sulla Quinta Strada. Esatto. E di quelli del Museo di Storia Naturale. Le ultime apparizioni, le attività paranormali localizzate, i vichinghi che cantano. Sono tutti collegati a Shandor e a questo schema. Perfetto, quando sei pronto a partire vai alla Ecto 1 e andiamo a questa Ecto 1, ragazzi. Sì, comunque, come avete visto nel discorso, qui si può andare anche sopra. Proviamo ad andare sopra. Peccato, non si può. Stavano parlando appunto di vichinghi e dell'uomo dei marshmallow, perché mi ricordo che li avevo sconfitti. C'era il gigantesco uomo dei marshmallow in giro per New York. Come ho detto, New York, ragazzi, in un modo stranissimo. Comunque, ho distrutto l'omino di marshmallow, poi c'erano anche dei vichinghi fantasmi in giro per New York, sconfitti anche quelli. Oh, perfetto, dovevo andare dall'altra parte della macchina. Non so, non farebbe altro che spedirci contro Peck. Voi dovreste dare un'occhiata al museo. Il sindaco sarà al museo stasera per il ricevimento organizzato per l'inaugurazione. E ci sarò anch'io, è ovvio. Elisa, con te non ci si annoia mai. Uno spezzato andrà bene, non ho lo smoking. Stai scherzando? Lui vuole che restiate ad almeno 3 isolati dal museo stanotte. Teme che mettiate a disagio i contribuenti. E poi ci sarà anche Peck al ricevimento. Ok, Egon starà qui e analizzerà i dati raccolti in biblioteca. Noi entreremo dalla porta di servizio del museo senza farci notare. Peter sarà al ricevimento con Elisa e si farà notare da Peck. Così noi potremo esaminare con calma il resto dell'edificio. Mi piace questo piano, è così stupido che funzionerà per forza. Il, ti porterò dei fiori per il vestito. Perfetto, tutti al museo, raga. Nella zona di carico. Distrai Peck. Noi entriamo a curiosare.
Ok, mi sacrificherò per la squadra. Secondo Elissa ci avrebbe aspettato qui. Allora, esplora il museo alla ricerca di elementi di disturbo paranormali. E andiamo a ricercarli, guardate che figata con la luce sopra, cioè sul petto. Melma Nera, fa attenzione. Se non viene tenuta d'occhio potrebbe aprire un portale interdimensionale completo. Una vera e propria porta da cui potrebbe passare qualsiasi cosa. Se viene aperto un portale completo, dobbiamo richiuderlo con il soffiamelma. Ecco perché abbiamo sviluppato quella tecnologia. Perfetto. Allora, hanno un po' parlato un po' troppo, ragazzi, sigillata, quindi... Trovate l'interruttore. La porta è sigillata, troviamo l'interruttore. Non è questo lato? No? Troppo semplice. E cerchiamo questo maledetto interruttore, ragazzi. Vi stavo dicendo che ci sono stati tantissimi dialoghi. Equipaggia rilevatore. Ah, col tondo si salta, ragazzi. Ah, eccolo qui l'interruttore. Devo spaccare le casse. Eccomi qua. Sicuramente questo si premerà. Difatti era nascosto dietro, no? Perfetto, luce verde, possiamo andare. Guarda qui. Qualcosa ha trascinato del materiale da imballaggio lungo la sala. Materiale da imballaggio. Manichini. Distruggiamo qui la melma nera. Perfetto. Ripuliamo tutto. Oh, guardate che bel lavoro che ho fatto. Perfetto. Wow, cos'è che era? Era un possessore. Forse. Sembrava un settimo livello, o anche più. Una volta non ci toccavano fantasmi di seconda classe, solo ogni tanto di terza. Che cosa gli è successo? Quindi era. Ah, i bei vecchi tempi. Ho più paura che smuova le acque da queste parti. Mi aspetto di vederla prima di quanto non voglia. Vai, andiamo qua dentro. Sei là? C'è qualcuno? Speriamo di no. Che vuole uscire, ecco chi c'è. I manichini abbrustoliti. Ehi, cadetto, va là dentro e fa pulizia, per favore. Devi essere pronto a tutto. I possessori sono infidi e potenti. Ah, dottor Rutherford. Zed, ti presento il vice curatore del museo. Quella cosa terribile, se n'è andata? Sì, se n'è andata. Lei sta bene? Oh sì, credo di sì. Sono un vostro fan. Vi ho persino assoldato per il compleanno di mia figlia un paio d'anni fa. Perfetto. È vero. Beh, potremmo farle avere un adesivo, una spilla, una tazza, una t-shirt, una volta finito qui. Oh, sarebbe magnifico. Seguitemi. Passeremo dal nostro dipartimento di restauro. Vai. Aprici tutte le porte. Sta diventando abbastanza interessante questa esplorazione del museo. Un altro filmato, ottimo. Eccolo di nuovo. Ci scommettevo veramente tutto quello che avevo che usciva un fantasma. No! Potete aiutarlo. Annaffialo, ragazzo. No, hanno preso Ray, maledetti. No, oh, preso. Via via, non prenderai i miei amici. Vai, metto la trappola anche, che questa qui la catturiamo. Presa, 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 presa. Lancio. Vai, vai, entra dentro la trappola. Brava, così, perfetto. Perfetto, e abbiamo catturato un altro fantasma. Voi ragazzi siete davvero bravi. Voilà, esorcismi di fusione in pillole. È più lucido di uno a cui gira la testa e vomita zuppa di piselli. Ma questi sì, si camminano uno sopra l'altro? Come ti senti, Ray? Asa basa, asa bosa, bosa waza show. Si riprenderà tra un secondo. Dopo di lei. Continua a esplorare il museo. Seduto da possessori, dobbiamo trovare subito Peter. Vai, dov'è Peter? Abbiamo trovato il curatore, ora ci dirigiamo verso la mostra di Gozer. Vai, verso la mostra di Gozer. Oh, ho tante cose da farvi vedere. Da dove comincio? Da quando hanno cominciato ad allestire quella mostra è successo di tutto. Ehi là, salve.
Sai, Peter, Ray è stato posseduto ancora. Ah, Zed! Prima dovrai passare attraverso di me. Sì, così ha detto. Come un cucciolo, è sempre il primo giorno. Entrata trionfante. No, no, no. Voglio che gli acchiappafantasmi siano cacciati fuori immediatamente. Dov'è il sindaco, Peck? Ho delle notizie per lui e una foto. Il sindaco è indisposto adesso. Quello che volevate dire a lui, lo direte a me. Niente da fare, Peck bello. Questa faccenda è per Jock e solo per lui, quindi dobbiamo aspettare che si disponga. Guardie, portateli via. Risoluti e con forza. No, è esplosa. Fine spariscono. Ah, si impossessano dei corpi delle tipe. Hanno preso Pet. Pare proprio di sì. Perfetto ragazzi, fermi tutti. Io concludo qua nuovamente anche oggi la puntata. Se vi è piaciuta ragazzi, lasciate un bel mi piace, arriviamo almeno a 1000, 2000 mi piace sicuramente. Vi porterò il prossimo episodio. Commentate numerosi, ditemi cosa ne pensate, iscrivetevi al canale, alla pagina Facebook, condividete il video. Qua da Beastard per oggi è tutto e noi ci vediamo al prossimo video.